un ricordo quasi obbligatorio, a distanza di più di 60 anni, rammentare alle memorie della collettività e alle memorie istituzionali il più grave deragliamento ferroviario della storia d'Italia, che si è verificato qui in questa regione, in questa provincia, a Catanzaro, il 23 dicembre 1961. 71 persone sono decedute e non sono tornate più a casa dai loro familiari sotto poche ore prima della vigilia di Natale. Decollatura, la mia comunità è stata la comunità più colpita, con 31 morti su 71, il 44% del totale. Quindi oggi essere qua significa finalmente arrivare ad un'istituzionalizzazione di questa data e di queste vittime. Qual è stato il riscontro da parte delle istituzioni? Questa iniziativa, diciamo, è patrocinata anche da Ferrovie della Calabria, che, diciamo, ha ereditato proprio il tratto dove si è verificata la tragedia. Esattamente, esattamente. Ferrovie della Calabria ha patrocinato, così come lo scorso anno, questa iniziativa insieme alle altre autorità. Quindi sicuramente è encomiabile che l'azienda ferroviaria abbia voluto ricordare queste 71 vittime sulla stessa linea dove 60 anni fa si verificò tutto. Cioè, normalmente non accade che un'azienda ferroviaria ricordi le vittime di un incidente ferroviario. L'ultima tragedia ovviamente dimostra che ancora tanto deve essere fatto. Ferrovie della Calabria investirà quasi 300 milioni di euro sulla ferrovia Cosenza Catanzaro in un restyling completo che da qui al 2027 vedrà completamente risorgere la linea ferrata, fondamentale per lo sviluppo, per un rinnovato sviluppo di tutte le aree interne del Reventino e del Savuto. Dobbiamo dire che gli eventi come quello di oggi dimostrano che c'è una sensibilità diversa. Oggi la Regione ha messo a disposizione i suoi locali, c'è la presenza del Presidente Mancuso, quindi rimuovere una tragedia del genere è assurdo. Noi dobbiamo invece fare tesoro della memoria, dice bene lo slogan, il valore della memoria di questi eventi, per fare in modo che non si ripetano. Quindi tutti quanti noi abbiamo l'obbligo di lavorare incessantemente sulla sicurezza, sulla tutto quello che riguarda la salute degli utenti che poi utilizzano questi veicoli, e fare in modo che tutto questo non accada mai più. Sarà riammodernata una spesa enorme da parte della Regione, con Ferrovie della Calabria che sarà l'attuatore di questo finanziamento. Sarà completamente riammodernata, quindi anche l'aspetto della sicurezza sarà preso in considerazione, il primo aspetto che sarà preso in considerazione, con anche delle vetture, dei treni nuovi che arriveranno alimentati a idrogeno, i primi che arriveranno in Italia.